Sono cominciati oggi i lavori di ripavimentazione in via Emilio Scaglione nel quartiere di Chiaiano. Senza chiudere al traffico la strada, entro la fine di questa settimana si procederà alla manutenzione dell'arteria, compreso il rifacimento della segnaletica stradale. I lavori di via Scaglione rientrano nell'operazione che comprende anche via Michelangelo Schipa, via Cassiodoro, via Epomeo, via Saverio Altamura e via Santa Maria della Libera, per uno stanziamento complessivo da parte del Comune di 677.000 euro. E nel bilancio previsionale approvato lo scorso 27 settembre, per la manutenzione stradale sono stati stanziati ulteriori 10 milioni di euro. Io ricordo che ad oggi abbiamo, soltanto per quello che riguarda la viabilità primaria, abbiamo fatto lavori di manutenzione su circa 30 km di strade. Quindi altre cose per riguardo diciamo, la viabilità pendente secondaria, che quindi al netto della viabilità pendente secondaria. Continuiamo praticamente in quest'opera di messa in sicurezza e di manutenzione delle strade della città. In bilancio sono previsti circa ulteriori 10 milioni di euro per le strade. A breve cominceranno anche a partire i lavori, finalmente, io penso per gennaio, relativi ai bandi del grande progetto. E insomma, si va avanti cercando praticamente appunto di rimettere a posto la città e di renderla più fruibile per i cittadini.